aperti. Pronti? È di fatto un ritorno alle origini ed è una grande emozione poterla portare qua dove siamo nati, nella regione che è stata la spina dorsale della nostra federazione per oltre 100 anni e che ha dato tanto non solo al tennis italiano ma alla Coppa Davis. Qua sono stati organizzati ben 11 incontri di Coppa Davis in 5 città differenti, quindi questo è assolutamente un record. La Toscana non ha neanche lesinato in termini di apporto umano dei propri migliori atleti. Qua ci sono stati numerosi protagonisti delle nostre vittorie di Coppa Davis. Gli ultimi sono all'onore della cronaca, sono Lorenzo Musetti e Filippo Volandri che sono stati protagonisti di questa grande vittoria, Paolo Lorenzi che lavora con noi, Davide Sanguinetti, Daniele Bracciali e sicuramente me ne sto dimenticando altri, Marzio Martelli mi ricordo. Credo che non ci sia un'altra regione d'Italia dove sia più giusto portare la Coppa Davis perché possa essere ammirata dalla nostra popolazione e tenerla qua il più a lungo possibile, perché il tennis, la Davis, l'aria della Coppa Davis si è sempre respirata. E poterla finalmente avere deve essere una gioia indimenticabile da condividere con tutte le nostre società, i nostri insegnanti e con tutti i nostri appassionati. È l'unica regione d'Italia dove si è disputata in 5 città differenti, a testimonianza del fatto che i dirigenti, i lungimiranti dirigenti del tennis toscano hanno creato uno sviluppo molto più omogeneo dal punto di vista territoriale che in altre regioni. Credo che questa sia stata uno dei punti di forza nel tennis di questa regione e naturalmente del suo capoluogo, quindi di questa città.